un punto davvero pesantissimo che dà continuità ad un gran lavoro da parte della squadra anche su. Sì, sì, direi di sì, contro una squadra forte, faccio veramente i complimenti, squadra fortissima in tutte le parti, io non l'avevo ancora vista, magari qualche spezzone così di partita nei video, ma veramente faccio i complimenti, squadra fortissima, però abbiamo sofferto, abbiamo saputo soffrire, siamo andati quando dovevamo andare, però dai, direi che ce lo siamo pure meritato perché abbiamo battagliato, perché contro questa squadra se non battagli porti a casa 3-4 gol perché veramente sono fortissimi. Oltre ad aver battagliato, io credo che in difesa, soprattutto nella fase difensiva, siete stati molto attenti, no? No, sì, sì, siamo stati bravi, bravo pure il ragazzetto in porta, oggi bene, 2004 bene, la coppia centrale abbiamo fatto bene, loro sono forti, poi a un certo punto non sapevo veramente più dove mettere mano perché ci bucavano ovunque, però siamo stati eroici proprio nel prendere quasi tutte le palle e non penso che loro abbiano avuto queste occasioni clamorose magari per poterci far gol, sì, colpi di testa, però siamo stati probabilmente... C'è stata la traversa di Gaillet? Sì, sì, poi alla fine potevamo pure vincere. Sarebbe stato un po' troppo. Però sarebbe stato un po' troppo, è vero. Però sono contento perché i ragazzi, come avevo detto, stanno lavorando duramente, volevano uscire da questa situazione e poi sono contento per i tifosi perché oggi veramente erano in tanti ed era giusto pure per loro magari fare una buona Pasqua, perché io ho detto ragazzi abbiamo fatto 3 vittorie di fila, andare a casa e farci la Pasqua con una sconfitta, veramente gli faccio complimenti alla San Benedettese che è veramente una grandissima squadra e alla mia squadra perché oggi sono stati veramente eroici. Ecco l'ultima su qualche acciaccata, non so se qualche giocatore che ha tirato fuori, lo stesso sì, Forgione con anche Salvatore. Sì, Forgione con i grambi, Salvatore addirittura veniva da una contrattura e hanno lottato fino alla fine. Luca Mercuri ha fatto non so quanti chilometri. Bene, bene tutti. Abbiamo vinto tanti duelli, perché se non vinci i duelli qua non porti niente a casa. Complimenti di nuovo alla San Benedettese e ai miei giocatori. Ha guardato la classifica? No, io non la guardo. Io guardo solo che è successo sotto. Penso che siamo più 11 e quella è importante. Ormai la salvezza credo che già dalla settimana scorsa. Se la salvezza è arrivata proveremo a vedere queste 5 gare cosa succede.